Carissimi amici della propria anatomia, buona domenica e questa mattina ci radiamo con un prodotto nuovo, uno new entry, ma vintage. E proseguiamo il discorso che abbiamo iniziato sui monolama, sui rasoi monolama. Eccoci qua, ve lo presento. L'avete già visto probabilmente su Facebook o su Instagram. Il Gem Micromatic, stava cadendo, Gold. Perfetto, praticamente nuovo. Nella sua confezione, questo è il modello Bullet Tip, prodotto nel 1947 dalla Gem Closed Comb. Questo è un rasoio che utilizza le lame Gem, quindi un rasoio di quelli che riprendono la filosofia degli Star e degli Everready. Il rasoio è perfetto perché si presenta nella sua confezione in plastica con addirittura la sua etichetta rigida. Il suo portalamente dorato con le lamette dentro, che sono ovviamente quelle che poi ho aggiunto io, era vuoto. E potete vedere che dopo una pulizia normale, senza nessun problema proprio particolare, il rasoio è praticamente perfetto per essere un rasoio di, insomma, di quasi 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70 anni. Come si apre? A differenza degli Star, degli Everready che erano ancora precedenti, che si aprivano con il meccanismo a molla, diciamo. Questi invece però sono 8 in, il tip. In questo caso il bullet tip. Vedete anche all'interno la scritta. Spero che si veda, Micromatic, qua sotto. Made in USA. Ovviamente va armato con le sue lamette, che sono in questo caso delle Persona, credo, o delle gemme, adesso non ho specificato, comunque. Forse delle gemme, ecco. Sì, gemme. Sono delle gemme, come sempre, ci ho visto questo tipo di lametta. Molto molto dura, molto rigida, una lametta che oggi si usa per i cutter in particolar modo, e la usiamo in rasatura protetta da una fascia di cartoncino per evitare appunto incidenti domestici. Va subito tolta la fascia e vedete che la lama si presenta in tutta la sua potenza, lo si può vedere da qua, l'inclinazione della lama, la filatura, insomma, stagness. Allora, come si arma? Si gira il tip e si va a incastrare la lama all'interno del rasoio, che viene bloccata anche da questa sporgenza, come vedete. Poi si riavvita. Si serra bene la lama armata. Perfettamente armata, bene esposta. Ora io rischierò oggi, perché io ho qua un poretto, come potete vedere, che potrebbe rompersi, perché non è molto particolare. E una piccola intolleranza alimentare, credo. Comunque, insomma, mi sarà un po' attenti. Useremo la linea di prodotti Raso Zero Barbacco, che mi ha regalato l'amico Luca per il mio compleanno e io oggi provo pubblicamente. Raso Zero, prodotto italiano, in questo caso c'è il prebarba, miracolo. C'è il sapone, la crema purissima, e poi abbiamo anche ovviamente il dopo barba. Eccolo qua. Io non uso mai, premetto, il prebarba, però siccome c'è, lo sfruttiamo. Allora, cosa facciamo? Iniziamo a sciacquare il viso. Farò ancora questo paretto.
salterà via come un tappo di champagne, temo. Però vabbè. Sciacchiamo il viso e applichiamo una piccolissima quantità di questa prebarba, che è molto ostinata, cioè, come vedete, io non uso mai prebarba perché ritengo che su una pelle, diciamo, allenata alle lame della rasatura tradizionale, serve relativamente poco, un po' d'acqua in mano, ed è importante una buona insaponatura. Però già che c'è, mentre lo lascio agire, vado a prendere il pennello che useremo questa mattina e stiamo parlando del DS Cosmetic Flat, quello che ha il ciuffo piatto, ideale per il montaggio in viso, studiato per il montaggio in viso, e che assomiglia un po' ai capelli di quel personaggio del videogioco Guile, Street Fighter 2. Allora, facciamo così, per velocizzare, usiamo il sistema del montaggio del rete in viso, prendendo e sollevando il sapone nella ciotola della confezione. Io, come sapete, sono un ciotolaro, cioè mi piace molto più la ciotola, il viso non lo uso molto spesso, però sono dei casi in cui può capitare che serve, insomma. Per esempio in viaggio io lo uso chiaramente di più. Andiamo quindi a prelevare la giusta quantità di prodotto con questo sintetico che è morbido, ma insomma il suo mestiere lo fa. Quindi io uso poco prebarba perché, ripeto, penso che rispettando poi ognuno serve più che altro a una pelle, diciamo, non abituata. Il mio prebarba è l'acqua, generalmente. Però, insomma, sono ottimi prodotti, questo qua sembra ottimo. Andiamo a montare in viso, aggiungendo ovviamente acqua. Aggiungiamo acqua e vedete che il montaggio esplode subito, il pennello si apre molto bene. Oggi domenica, ricco gli eventi sportivi, tra cui il Gran Premio di moto. Iniziamo con una bella rasatura. Ancora un po' d'acqua. Più aggiungiamo acqua, più il montaggio, diciamo, prende, no? Il concetto è un po' quello. Poi, a seconda di come lo vogliamo, se lo vogliamo più denso o meno denso, facciamo più o meno inumidire la miscela. Ecco qua. Allora,
Partiamo con il nostro Micromatic della Gem Vintage Gold Bullet Tip. Stanno attenti a... Sentite come canta. Allora, la barba è di un giorno e mezzo, quindi non è, però è duretta, eh. Mi sembra che la lama non stia facendo proprio prigioniere, come dico sempre. È una ghigliottina, e temo già per il mio innocente profumetto. Ecco, a differenza dei gemme degli Star, che sono più vecchi, più antichi, come progetto soprattutto in parte, questo fa scorrere la lama molto bene. La lama scorre molto bene. Qui piano. Però vedete, l'ho aperto un po' qua, sì. È normale, però sapevamo, insomma, era molto pronunciato. Sono i piccole allergie alimentari. Però ce l'aspettavamo, insomma, non è... Poi con un rosario del genere è chiaro che... Allora, primo passaggio, ok. Risultato, devo dire, è notevole. E poi c'è un secondo passaggio che comprenderà il pelo obliquo e il contrapelo insieme. Ah, perché è importante farsi una mappatura del viso prima della rasatura? Proprio per capire se magari ci sono dei punti come questo qua, dove magari sono cresciuti dei piccoli orfoletti, possono succedere, no? Magari mangiando una cosa che uno sia un po' intollerante, non lo so. E però solo toccando si capisce, no? Perché questa era abbastanza esposto, ma delle volte me ne accorgo, me ne capiterà una volta ogni tanto, proprio toccando il viso, no? E allora in quel punto lì andiamo più piano. Poi in questo caso il taglio era praticamente inevitabile, poi non è che adesso andiamo piano contro il pelo, insomma, speriamo di ridurre, non sta neanche sanguinando, quindi. Però se no, come mi era già capitato ad esempio qua, si evita completamente il taglio passandoci molto piano. Quindi imparare a conoscere il viso e prevenire eventuali problemi. Non la desena cieca, questo è un po' per il messaggio. Eccolo qua. Vediamo come si comporta in obliquo. Canta, eh.
Allora, passaggio di contropelo. Questa è una ghigliottina, cioè quando passa si sente proprio che bam, porta proprio via tutto, ma con una profondità di taglio impressionante. Allora qui andiamo piano, pianissimo. Eccoci qua. Danni limitati. Oh, sbagliavo senso, sbagliate. Risultato perfetto. Piccolo ritocco qua sotto. Perfetto, ora un sciacquolino per la papella. Tamponiamo. Sì, alla fine non ha neanche fatto particolari danni, no? Sapendolo, diciamo, ho limitato, non avessi saputo, mi sarei chiaramente segato via tutto in maniera più brutale. Allora, una fresca quest'acqua, una bella pulita. Allora, procediamo con il Don Barba, eccolo qua. Barbacco, la profumazione è tabacco, anche qua non l'ho detto prima, forse anche la crema da barba, che fragranza tabacco, insomma, c'è scritto. Eccolo qua. Allora, qua c'è scritto che questo aftershave ha 4% di concentrazione, stimola mente e corpo con le sue intense note legnose. Vediamo un po' se mi stimolerà la mente e il corpo. Allora, è molto dolce, cioè non è secco come quelli che io preferisco, però effettivamente non è volgare, c'è cioè una profumazione piacevole, ricorda un po' il tabacco. Insomma, molto classico, però non è male. E dà un senso di dolcezza, no? Una fragranza dolce. Allora, ricapitoliamo, tanto sciacquo un attimo solamente il mestiere, i ferri del mestiere. Ricapitoliamo un attimo la situazione. Allora, rasoio vintage 1947 Micromatic Gem Bullet Tip Gold, ovviamente con una lama, diciamo, industriale gem. Che dire? L'efficacia è clamorosa. Ogni passata è una passata netta, non c'è possibilità di non prendere la barba. La lama ovviamente è una
una lama di un cutter, quindi immaginatevi come può radere a fondo, cioè non, senza problemi alcuni. Il rasoio, il sciacquo, è un rasoio che già, diciamo, di seconda generazione, forse, da quando furono progettati nel 1912, brevettati i primi rasoi con lama di questo tipo, ed è un rasoio già evoluto, quindi permette una rasatura abbastanza protetta. Chiaramente ci vuole mano, ci vuole pazienza, ci vuole un attimo di attenzione, perché non è un rasoio, come dire, per principianti, secondo me. Però è un rasoio gestibile, insomma, non è un rasoio particolarmente complesso. Chiaramente, avendo questa ghigliottina, insomma, questa, no? Micromatic, grandissima. Io adoro questo, non si vede bene, però questa font con cui è scritto Micromatic, che poi è la stessa che si ritrova nella confezione. Eccolo qua, la Gem Micromatic. Quindi, che dire, che è un rasoio che necessita di una mano un po' attenta, ma insomma, un vintage di tutto rispetto. E, insomma, io l'ho trovato in un altro, no, a condizioni economiche veramente favorevolissime, e ne ho approfittato perché purtroppo faccio notare che ultimamente i prezzi del vintage, tenuto bene, corretto, completo, con scatola, insomma, la collezione stanno aumentando vertiginosamente. 2 o 3 anni fa si trovava, per dire, un rasoio a 60 euro, oggi questo stesso rasoio viene venduto a 150. Poi che venga venduto è un altro discorso, cioè viene proposto almeno, comunque. E invece, quindi bisogna approfittare quando si trovano delle occasioni a prezzi, insomma, del tutto contenuti. È una questione di fortuna. Io rispondo a molti che mi chiedono: ma come fai a trovare dei rasoi? No, semplicemente è una questione di fortuna. Eccolo qua, lo riponiamo in collezione. È una questione di fortuna, è una questione di stare dietro, cioè cercare tutti i giorni, dedicarsi un po' di tempo libero, insomma, a questa cosa. Un quarto d'ora, non di più, 10 minuti per vedere, ma. Io invento qualche modello, me lo cerco e vediamo un po'. E quindi fortuna, perseveranza, e poi dopo un po' vengono fuori. Cioè, ogni tanto è chiaro che c'è un modello che magari per mesi non è venuto fuori, viene fuori uno e allora si sta dietro. E poi ci sono dei modelli che sono meno, come dire, meno comuni, più rari, quindi quelli costano. Quelli, se li si vuole, li si paga purtroppo. Però, insomma, ci sono tantissimi, ad esempio i single edge, ancora gli injector, sono dei modelli che si trovano ancora a prezzi assolutamente contenuti. Quindi io ho deciso di fare un po' una ricerca sistematica e qualcosa di buono trovato veramente a condizioni che secondo me tra qualche anno saranno diverse. Però non lo so, è una mia personale sensazione, avendo visto al mercato, ad esempio, di certi Gillette adjustable, degli anni 50, che oggi vengono proposti delle cifre effettivamente elevate. Il pennello l'abbiamo già visto, è Manico Galaxy della IS Cosmetic, ciuffo flat, che effettivamente in viso si comporta molto bene, ma anche in ciotola in realtà. Cioè, non so quale sia la reale utilità del ciuffo piatto, però effettivamente adesso è asciutto perché l'ho asciugato, si apre molto bene in viso. E per un montaggio in viso è abbastanza funzionale. E poi abbiamo la linea raso zero. Ma io sono pre-barba, non do giudizi perché, ripeto, questa parola, miracolo, fa miracoli questo. Io non lo uso spesso, quindi diciamo che non ho sentito particolari differenze. Però effettivamente per persone principianti che hanno ancora la pelle settata sulla incisività del multilama, forse è consigliato avere un prebarba, e questo prebarba è molto, molto importante, molto persistente, insomma, prebarba fatto proprio per essere un prebarba, che non è una crema normale, è molto molto aderente al viso, insomma. La crema ha fatto il suo mestiere.
ha montato in maniera impeccabile. Il post è stato meno apprezzato e devo dire protettiva al punto giusto, consistente al punto giusto, eccola qua. E la fragranza è assolutamente coerente con quella che poi è quella del Barba, che offre note legnose, come dice appunto la descrizione, ma anche dolci. Ecco, non è secco, è questo raso zero barbacco. Bene, io ho finito, vi auguro buona domenica e ci vediamo prossimamente, magari proseguendo oppure provando nuovi rasoi, comunque questo percorso nel rasoio rama singola, magari intervallandolo con qualche rasoio nuovo, magari che non abbiamo ancora provato, che è un percorso appunto, come vedete, complesso perché prevede numerose varianti, numerose sfaccettature del fenomeno che è quello del single age, che oggi sta con alcuni modelli che sono stati lanciati sul mercato anche da aziende importanti, riprendendo, diciamo, la sua fetta di pubblico. Io vi auguro ancora buona domenica e buona barba a tutti.